Il mattone del mondo per l'Italia, dopo aver percorso in 19 tappe l'intero paese in bike, è arrivata a Canicattì ieri pomeriggio dinanzi alla stele che commemora il giudice Livatino al chilometro 10 della statale Canicattì Agrigento, la mattonella in vetro in cui sono racchiusi i pugni di terra provenienti da ben 199 paesi del mondo, espressione dell'unione dei popoli nel segno della pace e della fratellanza, è stata poi collocata nella tomba del Beato. Vediamo. Il mattone del mondo per l'Italia, dopo aver percorso 1500 km l'intero paese in bike, arriva a Canicattì. I quattro ciclisti del Centro Sportivo Italiano Sicilia, accolti dinanzi alla stele del giudice Livatino, al chilometro 10 della statale Canicattì Agrigento, dove fu ucciso barbaramente il giudice, sono stati accolti dal dirigente del CSI Salvatore Russo e da Salvo Consoli dell'Associazione Italiana Arbitri. La mattonella in vetro in cui sono racchiusi i pugni di terra provenienti da ben 199 paesi del mondo, espressione dell'unione dei popoli nel segno della pace e della fratellanza, è ripartita poi alla volta dai luoghi simbolo del beato Livatino, la casa in cui visse, la chiesa di San Domenico in cui il giudice si recava a pregare e dove Don Giuseppe Livatino, dopo un momento di preghiera, ha benedetto la mattonella. È un'esperienza molto bella quella che stiamo vivendo in queste ore. Credo che valga la pena tentare. Ci sono ancora dei valori e anche dei segni che sono portati dalla testimonianza di uomini e donne particolarmente impegnati su questa terra, che ci dice che ancora si può fare moltissimo per unificare tutti quelli che sono appunto i desideri più belli e le speranze più belle di questa nostra nazione. Ecco, abbiamo visto come dal nord al sud tutti ci siamo uniti per poter, nel nome del Beato Rosario Angelo Livatino, portare una speranza nuova per una società fondata sulla giustizia, sull'onestà e sulla collaborazione piena. Tappa finale, la tomba del Beato, dove il mattoncino è stato collocato, un'iniziativa che parte da Feltre, sede della cooperativa sociale Arcobaleno 86, Museo dei Sogni, della Memoria, della Coscienza e dei Presepi. 22 anni fa abbiamo pensato di scrivere a tutti i capi di Stato attraverso le loro ambasciate in Italia per chiedere un pugno di terra del loro paese e un sasso che rappresentasse il sogno del loro paese. E nel 2018 abbiamo iniziato a ridistribuire la terra di tutti i paesi mescolata tra loro come simbolo di fratellanza, di unione, in un'unione ideologica di tutti i popoli della terra. Siamo stati anche da Papa Francesco. Per l'Italia abbiamo chiesto a tutti i nostri collaboratori dove secondo loro poteva essere destinato il mattone per l'Italia e la gran parte dei nostri collaboratori ha indicato il Beato Rosario Livatino come destinatario e persona più degna di accogliere il mattone del mondo. Qual è il valore di questa manifestazione? Il valore è soprattutto l'unione e la fratellanza dei popoli, unita alla legalità. Questo è il valore, perché in questo mattoncino abbiamo il mondo nelle mani. L'iniziativa organizzata dal Centro Sportivo Italiano, dall'Associazione Italiana Arbitri, è stata realizzata con la collaborazione del CIF e dell'Azione Cattolica. È partita questa lunga e significativa staffetta ben il 22 agosto e in appena 10 giorni ha attraversato tutta l'Italia, da Feltre, Belluno fino a Canicattì. Oggi è appunto la tappa conclusiva e si conclude qui al cimitero di Canicattì presso la tomba del giudice Livatino. Un altro evento che conferma la piena presenza del CSI nel vissuto e nel tessuto, non solo sportivo ma anche sociale. Esattamente, in tutte le regioni attraversate da questa lunga staffetta, il mattone ha viaggiato sulle spalle, ma soprattutto sulle gambe dei ciclisti del CSI, che con le sue società sportive, non solo di ciclismo, è presente capillarmente in tutta Italia. Adesso il calcio di Serie C, vediamo il servizio di Sergio Randazzo.